Inchiesta Coppa America, probabile nuovo avviso di garanzia per De Magistris, ipotizzate irregolarità nell'organizzazione degli eventi nel 2012 e nel 2013. Truffa INPS, perquisita la sede romana dell'istituto. Alla mostra d'oltremare, inaugurato Vebo, il salone della bomboniera. Questi titoli, adesso una brevissima pausa. Vivere una favola spesso è più semplice di quanto sembra. Villa Minieri, all'esterno, 30.000 metri quadri di splendidi e curati giardini all'italiana. Sullo sfondo, la piscina crea un mood romantico e particolare. All'interno, le sale accoglienti e curate. E per le tue feste di compleanno, la discoteca, musica, luci e colori, per serate all'insegna del divertimento. Un giorno, un evento, il vostro. Anola, villaminieri.it. Un ben trovato dalla nostra redazione. Potrebbe ricevere nuovi avvisi di garanzia il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. L'inchiesta sulla Coppa America avrebbe fatto emergere delle presunte irregolarità nell'organizzazione. Tra i destinatari figurerebbero anche Claudio De Magistris, fratello del sindaco, Stefano Caldoro ed altri componenti dello staff. Vediamo. Coppa America, l'occasione di rilancio per Napoli e per la Campania, che avrebbe generato ancora problemi giudiziari al sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Dopo il decreto di sospensione notificato nella giornata di ieri, De Magistris ha saputo, attraverso indiscrezioni di stampa, di essere stato iscritto nel registro degli indagati a seguito degli sviluppi dell'inchiesta sull'organizzazione della Coppa America a Napoli. Io ho appreso a mezzo stampa, nel giorno in cui mi è stata formalmente comunicata la sospensione, notificata di notte al presidente Pasquino mentre era in pigiama dalla Digos, poi la mattina molto presto a me notificata, poi ieri sera ho appreso a mezzo stampa quest'altra cosa, ma non mi scalfisce per nulla, guardi, chi fa l'amministratore, chi sta in prima linea, chi mette la faccia, chi ha coraggio, deve mettere in conto di essere sottoposto a indagini della magistratura. A me mi hanno in 15 anni svuotato come un calzino, sono un uomo onesto, un uomo per bene, ho sempre detto che se come dire, è stato un errore secondo qualcuno portare la Coppa America a Napoli, al di là di quelle che poi sono le indagini della magistratura, io penso che è stata un'intuizione importante. Il sindaco sospeso nell'ambito dell'inaugurazione della Fiera Vebo ha sottolineato tutta l'importanza che l'evento Coppa America ed altre iniziative hanno rappresentato per la promozione della città e della regione in un momento storico dove Napoli era offuscata dalla crisi rifiuti. Noi avevamo questa fotografia nel mondo. Napoli munnezza, Napoli non ci andare perché trovi solo spazzatura. La prima operazione che abbiamo fatto è liberare Napoli dall'emergenza rifiuti e l'abbiamo fatto. La seconda era quella di far circolare sui mezzi social e sui media un'immagine quindi pulita, diversa e piena di orgoglio della nostra città. Coppa America, Coppa Davis, Giro d'Italia, sono servite. Poi la magistratura accerterà, io ovviamente per quanto mi riguarda quello che ho fatto è portare la Coppa America a Napoli, quindi non ho proprio idea di che cosa si possa ipotizzare nei confronti del sindaco, ma ho una serenità. Poi in questi giorni mi sento un sindaco sospeso liberato. Per la Procura, nell'organizzazione delle due edizioni, 2012 e 2013, ci sarebbero stati degli illeciti in merito alla scelta del partner, l'Unione Industriali, come socio privato della società American Scap Napoli. Aperta ancora l'inchiesta sugli appalti relativi alla seconda edizione, quando nell'ACN, all'Unione degli Industriali, subentrò la Camera di Commercio. Secondo gli inquirenti, il partner privato si sarebbe dovuto scegliere con una gara pubblica. Io non ho mai ricevuto nessun atto. Una volta ho letto a mezzo stampa che c'era questa indagine, ieri ho appreso a mezzo stampa di questa indagine, quindi per me, ma ce ne sono anche altre, ce ne saranno, del resto ogni giorno mi denunciano per varie cose, quindi questo non scalfisce non solo la mia serenità, ma se posso dirla, ma non vorrei veramente sembrare provocatore, mi spronano, mi incoraggiano, che l'esperienza di magistrato e di amministratore e di politico mi ha insegnato che più ti attaccano più stai cambiando il sistema, perché se non vali niente non ti guardano manco in faccia, se ne vanno dall'altra parte. Un arsenale composto da due mitragliette cariche con silenziatore, quattro pistole cariche, un centinaio di munizioni e cinque passamontagna è stato scoperto e sequestrato dai carabinieri a Melito.
Le armi erano in alcuni borsoni, in un'intercapedine ricavata sotto le mattonelle del pavimento. L'arsenale sarà inviato a RACIS per verificare l'eventuale utilizzo in fatti di sangue o episodi di intimidazione nell'ambito di fatti legati alla criminalità. False indennità di disoccupazione e maternità, una truffa ai danni dell'INPS stimata in 50 milioni di euro. Il PM della Procura di Nocera Inferiore, Roberto Lenza, ha disposto la perquisizione della sede INPS di Roma. False disoccupazioni e maternità, una truffa di 50 milioni di euro che nel 2012 ha portato all'arresto di 27 imprenditori. Un'inchiesta che continua e che ha indotto il PM Roberto Lenza a disporre la perquisizione della sede INPS di Roma. Le indagini riguardano false posizioni lavorative di alcune imprese di pulizia con sede a Pagani che operavano regolarmente utilizzando però rapporti di lavoro fittizi. Circa 9.000 i casi scoperti dai carabinieri dal 2012 al 2014. Questa mattina i militari dell'Arma hanno perquisito la sede INPS di Roma, acquisendo file relativi ai pagamenti di indennità previdenziali relative ad una trentina di imprese di pulizia. Hanno costretto con minacce il proprietario di un bar a consegnare 200 euro perché loro erano gli amici e quindi doveva pagargli il pizzo. Arrestati a Qualiano dai carabinieri due estorsori. I due accusati di estorsione aggravata dal metodo mafioso sono Giovanni Amato, di 28 anni, residente a Marano di Napoli, e Michele Viglione, di 22 anni, residente a Qualiano. Entrambi già noti alle forze dell'ordine, sono stati sorpresi e bloccati dai militari. Tredicesimo taglio del nastro per Vebo, il salone della bomboniera inaugurato alla mostra d'Oltremare di Napoli, un appuntamento dedicato agli operatori del settore che sono riusciti a proporre la bomboniera non come oggetto usa e getta, ma come un vero e proprio oggetto di arredamento. Vediamo. Confrontarsi, analizzare, porre all'interno di uno specifico settore merceologico le migliori professionalità che riescono a garantire le migliori soluzioni tra domanda e offerta. Vebo, il salone della bomboniera, ha tagliato per il tredicesimo anno il nastro inaugurale. Ospitata nella mostra d'Oltremare di Napoli, la fiera rappresenta l'eccezionale opportunità per le aziende che propongono le ultime novità del settore. Vebo è un appuntamento annuale atteso da tutti gli operatori per dare le collezioni del prossimo anno, quindi tutti gli operatori hanno la possibilità di visionare i campionari per il prossimo anno. Come rispondono gli inserzionisti? Fortunatamente bene, abbiamo ripetuto gli stessi numeri della scorsa edizione a livello espositivo. Io spero e sempre incrocio le dita, traiamo le conclusioni all'ultimo giorno di fiera, quindi speriamo che sia una bella soddisfazione anche a livello visitatori. Un salone dedicato alla bomboniera, l'oggetto che rappresenta il regalo proverbiale degli sposi in occasione del matrimonio, legato alle tradizioni delle singole regioni e delle aree culturali. Un simbolo di ringraziamento per aver condiviso momenti felici. La bomboniera ha subito una sua evoluzione e le nuove collezioni sono state presentate da oltre 250 aziende. Ma diciamo, noi quest'anno abbiamo concentrato tutta la nostra attenzione su un prodotto che è la mongolfiera, praticamente un articolo che nasce da una vera emozione, e un prodotto praticamente che ispira alla libertà, alla felicità, all'aria aperta, cioè tutta una serie di emozioni che veramente fanno la differenza per un pubblico giovane che va anche come un concetto innanzitutto da regalo, perché noi produciamo prodotti che vanno come idea regalo. Ci fa piacere che molti sposi, per molte feste, anche per comunioni, compleanni e quant'altro, utilizzano i nostri prodotti come oggetto regalo, come oggetto del ricordo. E questo ci permette di partecipare a fiere del settore dove si propone, diciamo, l'idea del regalo finale per una cerimonia. Noi abbiamo proposto delle bomboniere dedicate alla piccola cerimonia che intendiamo per il bambino, per la nascita, per il battesimo, comunioni, cresime, quindi dedicata al mondo del fanciullo. E una bomboniera invece più importante dedicata al matrimonio.
Il matrimonio ha bisogno di una bomboniera che sia sicuramente utile, c'è molta la tendenza alla ricerca dell'utile. Il bambino ancora invece si riesce a creare un mondo un po' di favola, quindi qualcosa di carino, di grazioso, e le nostre proposte, come può vedere, spaziano su tutto quello che è poi la gamma e la cerimonia che si va a incontrare. Quali sono le richieste, poiché questa è una fiera rivolta agli operatori del settore? Le richieste sono in primis il prezzo, che non è sempre possibile, cioè la qualità deve essere rapportata logicamente a un prezzo che giustifichi poi la qualità del prodotto. Il prezzo che è sempre di più in ribasso, e questo secondo me comporta un grosso problema a questo mercato. Il confezionamento, che è importantissimo, e il servizio, la velocità nelle consegne, quindi è tutto quello che il mondo bomboniera può richiedere. Stiamo cercando comunque di darlo e di soddisfare il cliente, il nostro cliente, che a loro volta devono soddisfare il consumatore finale. Dal 3 al 6 ottobre gli operatori del settore avranno la possibilità di scegliere tra le ultime collezioni proposte dai 650 marchi presenti al Bebo. Una fiera divenuta internazionale per la presenza di buyer stranieri che puntano decisamente sul Made in Italy. Cosa cerca oggi in una fiera come questa per poi proporre agli sposi 2015? Sì, allora stiamo, come sempre, ecco, per i nostri sposi, alla ricerca delle novità, e quindi quale occasione migliore del Bebo, che penso sia la manifestazione nazionale più importante del settore della bomboniera, cerchiamo, ecco, delle novità, i nuovi colori da poter proporre ai nostri sposi per, insomma, le collezioni 2015. La bomboniera come oggetto per la casa o per fare un regalo, questo è anche importante. Sì, negli ultimi anni si è persa un po' in realtà la cultura della bomboniera, ma forse, ecco, perché si era perso proprio il gusto che dicevi tu. La bomboniera deve essere un regalo, ecco, il nome bonbon, il regalo da dare agli ospiti che vengono alla tua cerimonia. Quindi scegliere una bella bomboniera, possibilmente di manifattura italiana, quindi fatta da nostri artigiani che nel mondo sono ammirati ovunque, ha un senso fare la bomboniera, quindi questo deve essere lo spirito, il regalo per gli ospiti che ti vengono ad onorare durante la cerimonia. E con questo è tutto, il nostro telegiornale termina qui, grazie per averci seguito, arrivederci. A tutti gli sposi, offerte eccezionali da Tufano Arredamenti. Camera completa con letto contenitore a 990 euro. Parete moderna, vari colori, a 649 euro. E parete attrezzata a 949 euro. Cucina 3 metri lineari con elettrodomestici classe A, euro 1250. Cucina componibile metri 3,60 completa di elettrodomestici classe A, ad euro 1890. Vetrina a 1.590 euro. Tavolo allungabile fino a 2 metri a 249 euro. Madia moderna a 299 euro. Divano letto Doris a 649 euro. Divano angolare a 1.090 euro. Camera contemporanea a 3.490 euro. Inoltre, per acquisti superiori a 2.000 euro, weekend per due persone presso il complesso turistico Villa Verde Eventi. Tufano Arredamenti, 10.000 metri quadri di convenienza, a Saviano, in Piazzale Ferrovia.